Cercherò di essere più possibile sintetico, ma di toccare un po' tutti i punti che mi sono segnato. Primo fra tutti, confermo che anche per l'Italia dei Valori c'è la condivisione sulla necessità di arrivare alla città metropolitana. Una condivisione che non nasce oggi, nasce da un percorso politico, tra cui ricordo anche un convegno fatto meno di 6 mesi fa, a cui ha partecipato, organizzato dall'Italia dei Valori, a cui ha partecipato anche il sindaco di Milano. È stato un momento importante proprio per fissare un punto di partenza ideale anche per il nostro partito e dare un segnale forte che faccia capire che, come diceva anche il collega prima, non si tratta di una furberia della politica, si tratta di una necessità per i cittadini, quello di arrivare a un sistema di governo dell'area vasta milanese capace di governare in modo efficiente, senza sprechi, e con un decision making, quindi con una capacità decisionale che è mancata purtroppo per i limiti degli strumenti che ha avuto in questi anni la provincia di Milano. Questi sono punti fondamentali e condivido il ragionamento che il percorso che andiamo a intraprendere non deve e non può essere solo un percorso politico-istituzionale. Siamo in una fase, lo sappiamo, lo viviamo tutti i giorni, se andiamo nei mercati, sul territorio, c'è una contestazione sempre più diffusa nei confronti della politica, una contestazione che ha alcune ragioni, ma che tende un po' troppo spesso a generalizzare. E per non essere fraintesi, o meglio ancora, per far comprendere a chi ha il diritto di comprendere, perché ricordiamo che la sovranità appartiene al popolo, quindi è fondamentale pensare anche a un percorso partecipato non solo tra provincia e il grande comune di Milano, non solo coinvolgendo le istituzioni del territorio, quindi i comuni, i sindaci e chi fa parte di queste istituzioni, ma anche e soprattutto i cittadini. Noi dobbiamo pensare di renderli attori di questo processo verso la città metropolitana, sia da un lato per far loro comprendere quali sono le necessità, ma anche, e questo credo sia un'opportunità e un tesoro per noi, per sentire dalla loro voce diretta i suggerimenti che possono venire. O anche le critiche, perché poi dalle critiche, se sono critiche costruttive, si costruisce un nuovo modello, una nuova istituzione. Ecco, io ho il massimo rispetto per i colleghi che hanno una esperienza maggiore della mia per quanto riguarda l'organo della provincia. Però a volte la maggiore esperienza all'interno di un'istituzione può anche essere un limite. Un limite, e mi spiego, perché si corre il rischio di voler fare una copia dell'ente che sta per essere abolito. Noi dobbiamo invece avere la capacità e la volontà di immaginare un ente nuovo, fare tesoro, sì, delle esperienze e degli errori che ci sono stati in questi anni, non solo nel sistema governativo della provincia, ma un po' in tutti gli enti locali. E dalla constatazione di quello che non ha funzionato, trarne insegnamento e costruire un'istituzione nuova, avendo chiari quelli che sono gli obiettivi. Diceva bene prima il collega Musella, quando ricordava che probabilmente quando erano nate le province pensavano soprattutto ad amministrare il territorio e non tanto alle lotte da teatrino della politica. Questo purtroppo è uno dei limiti della politica negli ultimi anni. Ci si perde in discussioni spesso anche abbastanza vuote per
perdendo di vista quello che è l'obiettivo. L'obiettivo è governare bene. Governare bene una nazione, governare bene le regioni, governare bene i comuni, governare bene le aree vaste. Ora, se la provincia ha mostrato evidenti limiti ed è ormai giunta al termine, è giusto e necessario che alcune aree vaste ripensino proprio nella chiave dell'efficienza un nuovo modello. Non vorrei, lo ribadisco però, che ci si. Io ho sentito, come dire, fare anche ragionamenti per non arrivare troppo tardi a questo passaggio importante, e questo è sicuramente giusto. Ma non è la conservazione del cosiddetto tesoretto delle partecipate della provincia la preoccupazione principale. La preoccupazione è costruire, ribadisco, un modello nuovo, un modello nuovo. Ragioniamoci in modo aperto, ma l'obiettivo deve essere l'efficienza del governo del territorio. Io mi fermo qui e ringrazio.